Salvatore Rostino, una grande prova personale, non è bastata a conquistare un tie break che la Tina avrebbe meritato? No, guarda, prova personale, come vedi, sono incazzatissimo, quindi l'avrei tranquillamente 10 prove personali barattate per una vittoria, perché non so davvero, a me non è mai capitato una cosa del genere durante la mia carriera, perché facciamo delle cose, le cose difficili a tratti facciamo fatte bene, fatte da squadra che può lottare per il vertice. Cose facili nei momenti importanti le facciamo male, quindi come giusto che sia poi perdiamo i set, perché quando, soprattutto in queste partite, il livello è molto equilibrato, che in teoria non dovrebbe essere così, perché terza contro ultima dovrebbe essere una partita scontata. Oggi, se ne vinciamo 3-1, secondo me non rubavamo niente, e quindi ripeto, è raddoppia l'amarezza ancora, perché ripeto, a me non è mai capitato. L'impressione è che basterebbe poco per una inversione di tendenza della stagione. Ma ce lo diciamo da 3 mesi che basterebbe poco, purtroppo, perché è così, nel senso, noi perdiamo tutti i set a 23, perdiamo i vantaggi, ci facciamo recuperare quando siamo in vantaggio, sicuramente manca la fiducia, perché quella arriva con le vittorie. Ora in Coppa, Salvatore. Sì, in Coppa, ecco, dobbiamo andare a riprenderci il sorriso, perché davvero, cioè, così è difficile andare avanti, nel senso che non lo merita la città, che continua a venire in massa al palazzetto. Comunque anche oggi c'era un buon pubblico, soprattutto per una squadra, ripeto, ultima in classifica, e quindi dobbiamo cambiare tendenza, basta, cioè, non si può andare avanti così.